Il programma è offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, helicopter service. Meglio più tra gli ulivi, bentrovati cari telespettatori. Prima di iniziare il nostro percorso, le previsioni agrometeorologiche del periodo. Il GAL Sebino Bresciano Valle Camonica Valle di Scalve ha pubblicato come ogni settimana online il bollettino agrometeorologico di questo periodo dell'anno. In particolare si pone molta attenzione ai vigneti ed infatti qui dove iniziano i lavori più importanti nei campi, essendo l'estensione molto importante e soprattutto i lavori devono avere un periodo piuttosto contenuto nel tempo. Si tratta dunque di verificare lo stato di salute della vite, iniziare la spollonatura e la scacchiatura, oltre ovviamente alla bonifica dei filari che ancora devono essere bonificati. Ecco ora le previsioni del tempo di massima da venerdì 8 a mercoledì 13 aprile 2016. Venerdì e sabato due giornate interamente di maltempo, con pioggia un po' a tutte le quote che fa presagire una brutta primavera. In realtà poi da domenica fino a mercoledì il tempo migliora, le temperature si alzano, tornerà sereno un po' ovunque. Insomma, un piccolo anticipo di estate. Questo è certamente il nido di un picchio. Io però devo parlarvi del GAL che in questo periodo sta lavorando molto attivamente per il territorio. Il gemellaggio Sebino Bresciano, Valle Camonica, Valle di Scalve sta dando i suoi frutti. Sì, noi ovviamente il frutto principale è quello dell'inserimento dell'area insieme alla Valle Camonica e alla Val di Scalve nel progetto LEADER. Altre però sono le cose importanti su cui si sta lavorando, soprattutto per quanto riguarda il supporto che il GAL potrà dare all'esperienza di Cristò che si sta predisponendo a Sulzano, in particolare sul lago, e per il quale abbiamo chiesto un piccolo spazio per i prodotti tipici della Valle Camonica. Noi abbiamo un progetto LEADER che ovviamente è tutto orientato sulla valorizzazione dei nostri prodotti tipici e quindi pensiamo che un'occasione così straordinaria non possa non trovare una piccola partecipazione anche della Valle rispetto soprattutto alla produzione agricola. E devo dire che già sia la vicepresidente del BIN che la presidente della comunità montana ci hanno dato una buona disponibilità che speriamo si concretizzi nei prossimi giorni. È anche tempo di vino e vini. Ce lo racconta il sommelier Mauro Mondini. Chi è il sommelier oggi? Il sommelier oggi è quella figura che lavora al fronte, quella figura che lavora con la gente. L'ultimo di una catena produttrice di vino che parte dalla vigna, passa in cantina, passa nella distribuzione e poi arriva sulle tavole. Sulle tavole dove per una giusta degustazione bisogna avere una figura e un personaggio che si prende tutte le responsabilità del caso per servire il vino nel miglior modo. Vedi un po' le temperature, vedi un po' quelli che sono gli abbinamenti, perché ogni vino ha un suo abbinamento e quindi di conseguenza se noi andiamo a sbagliare l'abbinamento abbiamo rovinato sia il vino sia il nostro piatto. E il sommelier deve fare molta attenzione a quelle che sono le esigenze del consumatore, perché il consumatore finale ha il pieno diritto di valutare e poi gustare. Quindi il sommelier consiglia, il sommelier non va a imporre quello che secondo lui è il miglior vino, perché quello rimane comunque un gusto personale. Olea Europea Bonsai, dice questo cartello. Bonsai così grande, certo, è così. Siamo nel vivaio Bontempi ed è tempo di primavera. Prato naturale o tappeto erboso? Tappeto erboso e prato naturale sono la stessa identica cosa, soltanto che quando parliamo di tappeto erboso parliamo di qualcosa di più vicino a noi, di qualcosa che vogliamo rendere più bello perché ce l'abbiamo proprio fuori casa. Questa è la stagione per iniziare a risistemare i nostri tappeti erbosi, partendo dalla rigenerazione mediante delle strumentazioni adeguate. Una volta fatta la rigenerazione è bene fare una trassemina e una concimazione. Per quanto riguarda le concimazioni è buono selezionare dei concimi ternari a lenta cessione che daranno nutrimento al nostro tappeto e lo risveglieranno dal lungo riposo invernale.
è anche il momento di dotarsi di prodotti fungicidi e di diserbanti selettivi che ci aiuteranno in queste stagioni più calde a rendere il tappeto sano e senza male erbe. E anche per questa puntata è tutto. Meteo Più ogni sera su Più Valli TV. Il programma è stato offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, Helicopter Service.